cari ascoltatori, e dagli studi di Radio Veneto 1 abbiamo un ospite di grande valore, Andrea Vettoretti, chitarrista, compositore e nel panorama, tra l'altro, non solo italiano ma europeo, anche nel mondo, ormai è un personaggio consolidato. Quindi un vero onore, caro Andrea Vettoretti, averti qui negli studi di Radio Veneto 1. So che ci porti delle notizie interessanti, non solo dall'Italia, ma soprattutto perché torni da una tournée fantastica, addirittura a Londra, in tutta Europa, no? Sì, abbiamo svolto questo tour, Wonderland Tour, in Europa. Abbiamo fatto alcune tappe sia in Spagna, in Francia, in Inghilterra, come dicevi, a Londra. È stato bellissimo suonare al King's Place, quindi un auditorio molto importante a livello europeo. E poi siamo rientrati in Italia, abbiamo suonato a Modena, a Torino, in alcune città italiane, per poi ritornare a Treviso, dove faremo questo primo concerto dell'anno proprio venerdì prossimo alle 20:30 all'Auditorium di Silea. Beh, quindi insomma il pubblico trevigiano ti aspetta poi tra l'altro le tue performance, insomma, e con dei grandi successi internazionali, quindi sicuramente sarà numeroso. E ci puoi un attimo, ecco, spiegare questo concerto esattamente, poiché hai molti anche collaboratori. Sì. Tra l'altro ti presenti naturalmente come chitarrista ormai di fama internazionale, ma anche come compositore, e tra l'altro mi sembra che questo è un tuo soggetto anche in qualche modo, no? Sì, parte tutto da quello che chiamiamo concept album, ovvero un'idea che parte da un libro, in questo caso, che è un libro di Lewis Carroll, che è un libro che magari l'autore non ce lo ricordiamo tutti, ma il libro sì, che è quello di Alice nel Paese delle Meraviglie. Ed è un libro che tutti più o meno nell'infanzia abbiamo letto, ce lo siamo fatti leggere dai genitori, o abbiamo visto anche nelle rappresentazioni cinematografiche, come ad esempio quella più celebre di Tim Burton, Alice in Wonderland, o quella di Disney che appunto negli anni fu fatta negli anni 70, se non sbaglio. Certo, e da lì parte la storia musicale, cioè un riprendere attraverso la musica l'identità di tutti i personaggi, dal cappellaio matto fino ad arrivare alla regina rossa, la regina bianca, e attraverso un'identità diversa di Alice, cioè un'Alice adulta, un'Alice più underground, un'Alice che chiusa nel mondo delle meraviglie da troppo tempo, e questo ha causato in qualche maniera una sua pazzia. Quindi è un'Alice diversa da quella che abbiamo nell'immaginario collettivo, e che chiacchiera con il gatto invisibile, ma anche con altri personaggi che magari invisibili non erano nella storia, ma che lo diventano nella testa di Alice, che in qualche maniera si interroga sull'universo e sulla sua identità di personaggio reale o irreale. Quindi resta anche questo punto interrogativo. Beh, interessante, quella fantasia che fai galoppare nei mondi più fantastici, e Andrea Vettoretti ci riesci in pieno, perché sei un grande artista, quindi mi fai provare queste emozioni così forti. No, poi tra l'altro qui devo dire che hai, ecco, questa tua produzione che è molto interessante, e vorrei anche far vedere non solo agli ascoltatori che ci ascoltano in via radiofonica, ma anche, pensiamo, anche in presenza visiva con il canale video, e che è appunto il tuo tra l'altro un LP, quindi ritorniamo un po' ai vecchi tempi. Assolutamente. Wonderland, non so, possiamo inquadrarlo, e anche il CD che hai prodotto. Certamente. E queste sono le musiche che in questo concerto che avverrà appunto venerdì. Sì, da qui parte tutto. Beh, l'idea del vinile, naturalmente, come sappiamo adesso, c'è stato un grande ritorno al vinile, un po' per riprendersi anche il tempo dell'ascolto. Si unisce ovviamente a tutti i canali digitali che conosciamo molto bene, che possiamo trovare facilmente, ma anche per chi
appunto vuole riprendersi, come dicevo, il tempo per ascoltare il disco, avere anche un oggetto a casa, un'identità diversa, un modo diverso di ascoltare la musica, che credo sia parallelo al digitale, non è che l'uno toglie l'altro. Io ascolto veramente con grande piacere il vinile, ma anche il digitale quotidianamente. E in questo concerto sono anche dei tuoi artisti? Ci sono degli artisti che io amo molto e con cui abbiamo fatto un percorso artistico importante. C'è Riviera Lazzari, è la mia violoncellista, che ha suonato molto a lungo anche con Ludovico Einaudi, quindi ha una grande esperienza internazionale. C'è Fabio Battistelli, un clarinettista che è docente al Conservatorio di Firenze. Abbiamo Max Trabucco alle percussioni, che arriva dal jazz e quindi ha dato anche un tocco diverso ad una tipologia di musica che poi alla fine io ho in qualche maniera incluso in un genere che ho chiamato New Classical World. E questo genere è il frutto di un'idea, se vuoi, che io ritengo abbastanza nuova, che include un nuovo modo di vedere la musica classica con un'identità world, ma quella nella quale nasce il world, cioè parte un po' da un'identità anticonformista, cioè l'idea di non essere incluso in nessun genere, ma attingere da tutti i generi in qualche maniera. Quindi è un'inclusione, non un'esclusione, in questo senso, e nella mia musica cerco di farlo. Beh, fantastico, che Andrea Vettoretti proprio è un vulcano lì fuori, proprio lava vulcanica infinita, e energia veramente pura, anche perché sai, insomma, hai idee come si dice, proprio a profusione, che tra l'altro tu porti il mondo della chitarra classica appunto del futuro, lo proietti nel futuro. Tra l'altro mi dicevi che la tua chitarra hai anche inventato qualcosa di, cioè una novità, insomma. Sì, se vuoi, diciamo, spiegare un attimo. Sì, anche lì si parte sempre da un'idea tradizionale, dove cerchiamo di metterci dell'innovazione, e questa è una cosa che mi piace molto. Sappiamo infatti i limiti anche acustici, no, della chitarra. Assolutamente, assolutamente. E per ovviare a questa problematica, per poter suonare con strumenti, insomma, di una certa intensità acustica, e poterci esibire anche in situazioni esterne, quindi all'aperto piuttosto che in teatri molto grandi, abbiamo trovato con la tecnologia che fortunatamente a cui possiamo accedere oggi, un'amplificazione da inserire all'interno di uno strumento assolutamente tradizionale, che è uno strumento di liuteria che mi ha costruito il maestro Enzo Guido, che è qui nel Veneto, a Venezia. E attraverso un'amplificazione leggerissima, pesa qualche grammo, con una nuova tecnologia, un microfono americano di nuova concezione, abbiamo amplificato sostanzialmente uno strumento classico, mantenendo una qualità dello strumento e quindi la sonorità che distingue, come sai, nel mondo della classica un artista. Quindi il problema era anche questo, no? Non solo avere uno strumento che si potesse amplificare, questo è semplice, ma avere uno strumento che amplificasse anche l'identità dell'artista. Andrea Vettoretti è veramente interessante. Quindi potremmo vedere, perché no, Andrea Vettoretti all'Arena di Verona. Ma assolutamente, no? si può impensabile, si può per fare una chitarra, perché sappiamo i limiti che ha questo strumento, no? Assolutamente. Questo è veramente una cosa interessante. Ecco, quindi dagli studi di Radio Veneto 1 una novità di Andrea Vettoretti, veramente uno scoop interessantissimo. Bene, per concludere, allora, tra l'altro, no, prima di chiudere, anzi, importantissimo, tu sei attivo anche nel campo anche della solidarietà, quindi usi anche in maniera positiva l'arte, la musica. Hai cerco di farlo, questa notizia interessante che è uscita possibile. Che è uscita anche nella Repubblica, mi sembra. Sì, è uscita un po' ovunque la notizia di una campagna di cui io sono testimonial, di un'associazione, di un onlus, anzi, che si chiama Dokita, che opera in 12 paesi nel mondo, e questa campagna si chiama Tutti Uguali ed si caratterizza per l'aiuto ai bambini disabili. E quindi è veramente una situazione che
che io sto portando avanti da alcuni anni, in questo caso sulla disabilità dei bambini, ma anche sull'educazione musicale, che ovviamente mi sta molto a cuore. Quindi abbiamo due progetti, il primo si chiama Music Care, che è basato appunto sul far studiare i bambini che non potrebbero farlo altrimenti, e quindi diciamo anche fargli vivere un sogno che noi magari facciamo quotidianamente, fare i nostri figli e i nostri bambini, ma che in altri paesi non è possibile, e quello ovviamente più delicato e importantissimo della disabilità dei bambini e l'aiuto per questi bimbi, che è fondamentale. Si può fare un piccolissimo gesto, un SMS. Diamo difatti il numero. Diamo il numero, chi fa il numero 45582, è un numero che possiamo fare con qualsiasi telefono, e ci saranno appunto addebitati un paio di euro che andranno a beneficio di questa onlus, che è serissima e su cui metto la faccia, perché sono andato a visitare dove appunto operano questi favolosi addetti di Dokita. Bene, complimenti. Bellissimo. Andrea Vettoriti, è un onore averti qui, ci hai portato veramente delle notizie di grande rilievo e importante. Ti aspettiamo ancora presto per ulteriori, perché penso molto che volentieri. Tu non ti fermi, sarebbe che non ti fermi, quindi porti il messaggio anche dalla musica. C'è un artista nostrano, trevigiano, che sta portando e fa onore in tutto il mondo, e quindi diamo ancora un attimo l'annuncio del concerto. Certamente, ci vediamo venerdì 18 gennaio alle ore 20:30 all'auditorium di Silea. Noi saremo lì con Wonderland e vi aspettiamo. E concludo anche dicendo, ecco, che stiamo anche sottofondo ascoltando la musica di Andrea Vettoriti, che sono tue composizioni. Vedo che sono 12 brani. Che 12 tu. Brani originali. Originali, quindi ecco, le ascolterete qualche pezzo. Naturalmente, se poi andate al concerto venerdì, ecco, sentirete dal vivo la produzione di Andrea Vettoriti. Bene, grazie ancora Andrea di essere stato qui negli studi di Radio Venetuno. Grazie a voi. È un onore, e ci sentiamo presto con altre notizie importanti. Assolutamente. Grazie ancora a tutti.